Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi volevo parlarvi del Dyson V10, che è il mio, diciamo, acquisto migliore dell'anno. Allora, praticamente il Dyson V10 è l'ultimo uscito della famiglia Dyson per quanto riguarda le aspirapolveri, le scope elettriche, ed è questo qua. Eccolo qui. Allora, questo qui, il modello che ho scelto io, è il Dyson V10 Fluffy. Ce ne sono di ben tre tipi, c'è il Dyson V10 Motorhead, il Dyson V10 Fluffy, che questo qui sarebbe V10 Animal, se non sbaglio, si chiama anche così, e poi c'è il Dyson V10 Absolute. Allora, le differenze fra questi tre sono, almeno per quanto io sappia, sono praticamente il Dyson V10 Motorhead, mi pare che costi sulle 500 euro, ed è ha solamente la spazzola... Non diciamo che non è quella lì come questa, ecco, questa qui è la spazzola morbida, scusatemi se è un po' sporca, questa è la spazzola morbida, mentre il Dyson V10 Motorhead ha solamente la spazzola, quella lì dura, e non può essere passata su tutti i tipi di pavimenti, perché ad esempio io in in ingresso e in cucina ho il laminato, in cucina ancora no perché stiamo ristrutturando, ma comunque fra poco avrò il pavimento e il laminato in tutta casa, per ora l'abbiamo messo solamente nell'ingresso e quindi ad esempio quello non può essere passato sul laminato, in camera da letto ho il parquet e anche lì non può essere passata quella spazzola perché è troppo dura ed andrebbe a rovinare i pavimenti un pochino più delicati. Come accessori il Dyson V10 Motorhead non so che cosa abbia perché non mi sono neanche informata, visto che l'ho scartata a priori perché non aveva la spazzola, diciamo, a setole morbide. Mentre invece per quanto riguarda il Dyson V10 Absolute, che è quello più completo di tutti, quello costa 630 euro all'incirca e ha come attrezzi in più rispetto al Fluffy la spazzola per i tappeti e anche il serbatoio, questo qui più grande, e poi ha, se non erro, un aggeggino in più che è quello che è il tubo, mi pare il tubo per fare non so che cosa, sinceramente non ne ho idea, però anche il tubo, ecco. E perché ho scelto il Fluffy e non l'Absolute? Allora, sinceramente non sapevo alcune cose sull'Absolute, nel senso appunto non sapevo che al suo interno aveva la spazzola per i tappeti. Io pensavo che questa spazzola qui andasse bene anche per i tappeti, mi sono informata, diciamo, male, ma più che essermi informata male, quando sono andata ad acquistare il Dyson V10, diciamo che la ragazza che me l'ha venduto, secondo me, non era molto preparata sull'argomento, perché non ha saputo dirmi praticamente nulla. Mi ha solo detto che il serbatoio dell'Absolute era più grande, ma tutto il resto rimaneva uguale. Ok, ho sbagliato io a non informarmi prima, ma mi sono fidata della commessa. Quindi, appunto, la differenza di prezzo sono circa 50 euro, perché questo qui mi è costato 580 euro, mentre l'Absolute veniva a 630. Quando l'ho acquistato io poi, non so, magari può venire 635 da una parte, 650 dall'altra, questi sono i prezzi che ho visto io quando l'ho acquistato. Allora, ho preso il Fluffy, che comunque ha la stessa identica potenza dell'Absolute, sono uguali, sono identici, cambia solo appunto il serbatoio e mi pare che abbia una spazzola in più per i tappeti a pelo lungo, perché questa qui può essere passata, questa spazzola qui, anche sui tappeti a pelo corto, li fa benissimo. Io la passo anche sui tappeti a pelo lungo e li fa bene comunque, però secondo me con quella spazzola lì li farebbe ancora meglio. Quindi il mio consiglio è, se avete in casa i tappeti a pelo lungo come li ho io, vi consiglio di acquistare il V10 Absolute. Comunque, io adesso vi parlo del V10 Fluffy, che è comunque ottimo ed è spettacolare. Io non potrei più vivere senza il mio Dyson. Allora, praticamente la struttura è questa, è fatta da il motore, qui dietro c'è il filtro che va lavato circa una volta ogni mese. Poi qui abbiamo... Aspettate che... Ok, fa vedere la carica... Ci sono questi tre puntini e quando ce l'abbiamo in utilizzo fa vedere a che punto è la batteria. Poi qui, se riuscite a vedere bene, ci sono anche tre segnetti che purtroppo non si riescono a vedere bene, ma sono uno dell'intasamento e uno del filtro. Quando il filtro è sporco oppure se il Dyson è intasato, lampeggia uno delle due. Poi questo qui, rispetto al Dyson V8,
Credo abbiano lo stesso identico motore, ma la differenza è la durata del tempo che può rimanere acceso, che può stare in funzione. Questo dura, la sua durata massima sono 60 minuti, mentre se non sbaglio il V8 sono 40 minuti. Ovviamente 60 minuti se tenuto alla minima potenza. Alla potenza media mi pare un 40 minuti e alla potenza massima 20 minuti. Allora, è senza filo. Ovviamente è senza filo. Poi vi dicevo, la struttura è questa. Qui c'è il serbatoio, chiamiamolo così, dove all'interno vanno a finire tutte le schifezzine. Qui c'è il bastone e sotto abbiamo la spazzola, questa qui, roteante. Vi ripeto, scusatemi se è un po' sporco, non l'ho pulito per il video. Abbiamo la spazzola roteante per fare i pavimenti e i tappeti. Poi, oltre a questo, con il Fluffy vi verrà dato in utilizzo anche questa spazzola qui per i tessuti, divano, materasso, coperte e cose varie. Poi questa spazzola qui, che è quella di classica, come hanno anche tutti gli aspirapolveri a traino normali, per fare le fessurine più piccole, per fare insomma i battiscopa e tutte le parti dove la spazzola normale non ci passa. Poi abbiamo questa spazzola qui che io utilizzo per spolverare, a volte spolvero con questa, soprattutto magari i gingillini, tipo fiori, fiorellini che abbiamo, quelli finti in casa, io li aspiro con questa alla potenza media o minima e mi vengono una favola. E poi abbiamo questa che, se non sbaglio, aspettate che è un po' sporca, questa qui, se non sbaglio, può essere utilizzata in macchina. Questo dovrebbe essere l'attrezzo anche per fare i seggioloni, le sedie insomma della macchina. Ecco qua, ovviamente può essere utilizzata anche in casa, ha una bocchettina fatta così e una bocchettina con il pelo. Questi sono gli attrezzi che all'interno escono con il Fluffy. È fenomenale, è inutile che sto a dirvelo, penso che sia stato l'acquisto meglio fatto in assoluto per quanto riguarda le pulizie di quest'anno e penso di tutti gli altri anni che sono passati. Allora, quando lo utilizzate, se non utilizzate la parte, appunto tutto il bastone grande per fare i pavimenti, ad esempio se dovete fare i materassi o il divano, lo staccate così, aspettate che, opla, e vi rimane, questo lo mettete da parte e vi rimane il motore, diciamo, che è un pochino più semplice da utilizzare, e poi gli andate ad inserire gli altri attrezzi. Voilà. Allora, questo qui appunto lo si utilizza per fare i materassi o i tessuti. Adesso ve lo faccio vedere in uso e vi faccio vedere quanta polvere, micro, proprio microparticelle, tira su. Io il divano e il materasso lo aspiro più o meno ogni settimana. Il divano magari ogni 3-4 giorni perché lo viviamo tanto tanto tanto, mentre il materasso comunque tutte le settimane, quando faccio il cambio delle lenzuola, lo aspiro. Adesso vi faccio vedere come aspiro il divano, così vi faccio vedere quanta schifezza che tira su. Vedete che è pulito? Sì, abbastanza. Scusate, mi si è un po' impolverato, però è vuoto. E adesso vi faccio vedere. Allora, ve lo faccio vedere sia a velocità massima che media che minima, così vi potete regolare anche per quanto riguarda il rumore, perché rispetto agli aspirapolveri classici fa molto meno rumore, fa comunque rumore, cioè non vi dico che è silenzioso, no, però a volte mi capita, anzi spesso, di passarlo alle 10, 10 e mezza di sera, cosa che prima con l'aspirapolvere normale non mi usavo minimamente a fare. Questo qui alla minima potenza non si sente proprio, cioè si sente, ma si sente veramente pochissimo. Alla velocità massima si sente di più. Adesso vi faccio sentire alla minima potenza. Alla media. E alla massima. Ecco, questo è il rumore che fa. Adesso provo ad aspirare un po' il divano e vi faccio vedere quante cosine, diciamo, quante polvere, quanta polvere, quanto sporco tira su. Ecco qua,
Questo è quello che io ho raccolto dal mio divano, che apparentemente sembra pulito, ma in realtà non lo è. Guardate quanta polverina piccola, e poi sì, sarebbero le microparticelle di polvere, polverina piccola, vabbè. E guardate quanta schifezza che ha tirato su. Vi ripeto, io lo faccio comunque ogni settimana, sempre. Al massimo lo faccio più volte alla settimana, ma non di meno. Questo è tutto quello che è uscito dal divano. Per quanto riguarda il divano e il materasso, lo utilizzo sempre a potenza massima e tira su veramente l'inverosimile. Adesso invece vi faccio vedere lo svuoto, vi faccio vedere come va svuotato e vi faccio vedere anche come fa i tappeti. Ok, allora con l'aiuto, mettiti più indietro amore, con l'aiuto di mio marito vi faccio vedere, perché così facciamo tutto con un'inquadratura migliore. Allora, questo è il sacchetto, logicamente potete svuotarlo nella pattumiera normale che utilizzate tutti i giorni. Io per comodità, per farvi vedere, vi faccio vedere qua. Sposta un po' la mano, mettiti più così, ok. Allora, andate a cliccare qua sopra e si apre e direttamente potete svuotarlo. Si richiude così facilmente. Allora, invece, per quanto riguarda il tappeto, utilizzo logicamente sempre questa qui, questa spazzola qui roteante, proprio perché appunto nel V10 Fluffy non esce la spazzola per i tappeti a pelo lungo, mentre invece per il V10 Absolute, se avete tanti tappeti a pelo lungo, lì esce la spazzola. Purtroppo nel Fluffy non c'è, ma vi assicuro che il risultato è spettacolare. Allora, questo è il tappeto a pelo lungo e adesso azioniamo il Dyson. È ovviamente vuoto e un po' sporco per, diciamo, i residui di sporco che ci sono stati prima, ma lo lascio così perché voglio farvi vedere la pulizia giornaliera del Dyson, quindi lo lascio così. Guardate come adesso, vedrete dopo con il tappeto com'è, dopo aver fatto il tappeto com'è. Questo è quello che c'era sul tappeto, apparentemente appunto sembrava pulito e vi assicuro che con l'aspirapolvere normale che avevo prima non ho mai tirato su tutta questa roba, facendo comunque il tappeto ogni 2 giorni, perché più o meno è quella la frequenza in cui lo faccio. Ok, allora qui siamo nella cameretta di mio figlio, dove il caos regna sempre sovrano, dove ci sono sempre briciole, ma le briciole veramente le abbiamo in tutta la casa. Comunque qui ho un tappeto a pelo corto e Dyson svuotato. Vi faccio vedere, questo tappeto lo faccio più volte al giorno, non lo faccio una volta al giorno o ogni 2 giorni, questo lo faccio tutti i giorni, più volte al giorno. Vi faccio vedere che cosa non esce fuori. Ecco, questo è quello che è uscito dal tappeto aspirato stamattina. Allora, io vi ho fatto vedere praticamente come funziona più o meno il Dyson, tutte le spazzole che escono all'interno del Dyson V10 Fluffy, come utilizzare quelle che utilizzo di più io, cioè la spazzola roteante per pavimenti e tappeti, la spazzola per materassi e divani. E poi ci sono appunto le altre spazzole che non vi sto a mostrare, ma questa qui fa gli angoli, questa qui appunto la uso per spolverare e questa qui è indicata per i sedili auto, ma potete fare anche le tapparelle, insomma potete fare un sacco di cose. Non sto a mostrarvele perché comunque vi ho mostrato, diciamo, quelle più che penso che usiamo più di tutti noi in generale in assoluto. Adesso vi ho parlato, riepilogando, della durata della batteria. Allora, la durata della batteria sono 60 minuti, ma vi assicuro che io penso che utilizzo Dyson, vabbè, utilizzo Dyson tutti i giorni, ma penso che bene o male lo metto sotto carica ogni 2 giorni. Non lo metto mai sotto carica tutte le sere. Io preferisco aspettare
che la batteria si scarichi del tutto per metterla sotto carica. E a proposito della batteria, della carica, scusate, mi va caricato per circa 3 ore, 3 ore e mezza il V10, vi parlo del V10, deve stare sotto carica 3 ore e mezza per essere ben caricato. E vi assicuro che con un'ora ce la fate tranquillamente a pulire tutta casa, o logicamente dipende dalla grandezza della vostra casa. A casa mia sono 90 metri quadri e io ce la faccio senza problemi, appunto, vi ripeto, mi dura 2 giorni la carica, anche perché i tappeti e i materassi si fanno, almeno io non si fanno, li faccio io a velocità massima, ma per quanto riguarda il pavimento, ad esempio, in cucina lo passo alla velocità media perché sono la parte, diciamo, un pochino più sporca, e nelle stanze, nell'ingresso, la passo a velocità bassa perché spira benissimo anche a velocità bassa. Non cambia la potenza del Dyson in base a quanto scarica la batteria, nel senso che non perde di potenza. Se diciamo la tacchetta è a 2, la tacchetta della batteria è a 2, lui comunque spira come all'inizio, non cambia, spero di essermi, che mi abbiate capito. E nulla ragazze, adesso vi faccio vedere come va pulito giornalmente, giornalmente, praticamente va smontato questa parte qua. Aiuto, non la vedo. Ve lo faccio vedere in cucina, non voglio far polvere, così vi faccio vedere come lo pulisco io giornalmente. Andiamo in cucina. Allora, quando il Dyson è aperto, qui c'è una levetta, questa qua. Voi fate così e smontate il coperchio del serbatoio, diciamo, vedete che è bello zozzarello, e con un pennello, questa parte non va lavata con acqua, non deve andarci a finire l'acqua sopra perché si rovina, si rovinerebbe, e vi ricordo anche che il Dyson non tira su acqua e non va passato in parti umide. Allora, praticamente con un pennellino, io ho questo qui, ho comprato questo qua, andiamo a togliere tutta la polvere in eccesso. Ora aspettate che proteggo il lavandino e vi faccio vedere. Ecco, allora, l'abbiamo pulito appunto con il nostro pennellino. Logicamente vi stra mega consiglio di farlo direttamente nella pattumiera. Ora, per questioni di visibilità del video, lo faccio nel lavandino perché se vi porto nella pattumiera, dove ho la pattumiera, non si vedrebbe un tubo. Stessa cosa per il serbatoio, chiamiamolo così. Ok, ragazze, questa era tutta la dimostrazione del Dyson. Vi ho mostrato come funziona, vi ho detto bene o male, le sue caratteristiche, spero di essere stata, abbastanza esaustiva e spero di aver detto soprattutto cose che vi possono essere utili nel caso vorreste acquistare il Dyson o se siete incerte oppure no su se acquistarlo o meno. L'ultima cosa, diciamo i difetti del Dyson, le cose che si potrebbero migliorare. Allora, una cosa che mi spiace è che non abbia una lucina davanti, come hanno tantissime altre aspirapolveri, scope elettriche. Ad esempio, io per mia mamma Natale gli ho regalato la scopa elettrica fatta a modello come quella del Dyson, anche perché adesso le fanno tutte così, della De'Longhi, e ha davanti appunto la lucina, che è comodissima perché chi ha i pavimenti vecchi come li ho io. Ad esempio in cucina ho un pavimento vecchio dove non vedi le briciole neanche se le paghi, dove se perdi un orecchino non lo ritrovi mai più perché non si vede nulla. Lì ad esempio a me potrebbe servire parecchio. Mettendo adesso il laminato sicuramente avrò meno difficoltà nel vedere le briciole. Anche se il Dyson appunto basta praticamente appoggiarlo a terra che già ti ha tirato su tutto, delle volte sì, ci sono dei punti dove non vediamo lo sporco e magari non ci arriviamo. Ecco, quindi magari una lucina davanti secondo me non sarebbe male. L'altra piccola pecca che ha il Dyson è che rimane, allora non rimane acceso quando lo utilizzi, ma non è quello il problema. Il problema che secondo me è un pochino più grande è che anche se lo stai pulendo e tu per sbaglio schiacci, vi faccio vedere che faccio prima. Ok, vi dicevo, se noi lo stiamo andando a pulire e aprendo questo, casualmente mettiamo il dito qua,
lui si aziona comunque. Ecco, anche quando lo andiamo a chiudere, io la trovo una cosa un pochino pericolosa, perché comunque ha un'aspirazione talmente forte che secondo me ti ci sta cambito. Nelle istruzioni c'è scritto appunto di non mettere dita e capelli qui davanti, perché è molto rischioso. Quindi dopo aver letto le istruzioni mi sono un pochino spaventata, appunto perché questo basta che lo tocchi e parte, è molto sensibile. Secondo me dovrebbe esserci magari un fermo, uno stop, che quando lo stai pulendo comunque a serbatoio aperto non dovrebbe partire, invece parte lo stesso. Però vabbè, queste sono le uniche due pecche che secondo me ha il Dyson. Non rimane in piedi da solo, quindi io vi devo dire sia le cose belle che le cose brutte. Non rimane in piedi da solo, il Dyson va sempre appoggiato da qualche parte. E mentre alcuni aspirapolveri, alcune scope elettriche riescono a rimanere anche in piedi da sole. Un'altra cosa, in un video, mi pare nella morning routine se non sbaglio, vi ho detto non passo il Dyson in bagno perché non può essere passato in bagno. Allora, forse mi sono espressa male, infatti ho creato un pochino di allarmismo, mi avete fatto mille domande. Non è che non può essere passato in bagno, è che è sconsigliato passarlo nelle parti più umide di casa come il bagno. Appunto in bagno potrebbero esserci sempre degli schizzi d'acqua a terra, potrebbe essere comunque un luogo abbastanza umido e a lungo andare la batteria potrebbe danneggiarsi. Ecco perché io preferisco non passarlo in bagno, a meno che non mi assicuro prima che sia veramente tutto asciutto e lo passo per poco tempo, proprio perché ho paura di fondere o di comunque di danneggiare la batteria, visto che appunto ragazze non ha un costo minimo. Mi spiacerebbe rovinarlo. E basta, e questo è quanto. Come sempre, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e se vi è stato utile, mettetemi un bel pollice in su. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e ad attivare appunto la campanella, così vi arriva la notifica. Se vi fa piacere, potete seguirmi anche su Instagram. Su Instagram sono sempre Chiaretta Alfredo. Vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao!